Acqua abbassata per i lavori, moria di pesci nel condotto pubblico. Il genio civile è dovuto intervenire urgentemente per ripristinare un argine a San Pietro a Vico. Cave, la regione approva il nuovo piano. Almeno il 50% della filiera del marmo deve rimanere sul territorio. I blocchi da taglio saranno lavorati in loco. Totò genovese, un'ala per volare col paccio del Basketball Club Lucca che ha ingaggiato il fortissimo giocatore siciliano. Contratto biennale, genovese ha scelto Lucca poiché convinto dal progetto ambizioso della società biancorossa. Vangio pronto ad un altro miracolo, quarta stagione consecutiva al Seravezza per il bravo tecnico garfagnino Walter Vangioni, che vuole ripetere gli eccellenti risultati delle ultime stagioni. Rosa rinnovata con l'obiettivo di una salvezza tranquilla. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo parlando di quanto è successo nelle ultime ore nel condotto pubblico con una moria di pesci, ma c'è una ragione ben precisa, come ci spiega nel servizio che segue Egidio Conca. Ha destato allarme la moria di pesci verificatasi nel condotto pubblico a seguito di un brusco calo del livello dell'acqua. La spiegazione di quanto accaduto è arrivata dalla regione. La portata del condotto è stata ridotta dal genio civile per consentire dei lavori urgenti a San Pietro a Vico. Nel corso dell'ultima ondata di maltempo, infatti, era venuto giù un muro di contenimento del condotto vicino ad alcune abitazioni, nei pressi del Molino Casillo. La portata, normalmente di 1.500-2.000 litri al secondo, è stata quindi ridotta a 500 litri. I lavori di ripristino dell'argine, condotti dal consorzio di bonifica, dovrebbero concludersi entro venerdì mattina. Dispiace per la moria dei pesci, ha detto l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, ma l'intervento era di assoluta priorità. Difficoltà ci sono state anche per gli agricoltori, dato che per evitare che il livello dell'acqua scendesse eccessivamente, sono state chiuse le derivazioni dei canali irrigui. L'abbassamento del livello dell'acqua ha reso visibile la massiccia presenza di alghe che invadono il letto del condotto per buona parte della sua lunghezza, ma anche i tanti rifiuti gettati in acqua in maniera incivile da residenti e non, che utilizzano il condotto come comoda discarica pubblica. All'acqua calda abbiamo trovato un buon numero di pesci vivi, che però si riparavano all'ombra di una chiazza schiumosa di colore bianco. Anche quello dell'inquinamento creato dagli scarichi è un problema non da poco, soprattutto in questa zona. Va bene, cioè va male, dovremmo dire, viste queste immagini, ma andiamo avanti e parliamo delle cave di marmo con la regione che ha approvato il nuovo piano. È legge la nuova normativa sulle cave. Almeno il 50% della filiera del marmo deve rimanere sul territorio. I blocchi da taglio saranno lavorati in loco. È questa la novità principale contenuta nel nuovo piano delle cave che ha avuto il via libera del Consiglio regionale della Toscana e che modifica la legge regionale del 2015. L'Aula si è espressa a maggioranza con 22 voti a favore del PD e gruppo misto articolo 1 MDP, l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e 10 contrari del resto delle opposizioni. Il nuovo provvedimento regola concessioni, estrazioni e lavorazione nelle cave. Ad illustrarlo è stato il Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Gianni Anselmi. Gli si dà a queste cave una nuova disciplina anche per quanto riguarda l'eventuale formazione di consorzi obbligatori per la conduzione di siti estrattivi che i comuni perimetrano come omogenei, ma si interviene anche sulla parte autorizzativa, dando più garanzie alle comunità, quindi ai comuni, senza cercare di gravare oltre misura sulla gestione, sul governo e sugli operatori. Nello specifico sono state approvate le modifiche proposte dal Partito Democratico, in alcuni casi sottoscritte anche dai gruppi di minoranza, come quelle relative alla sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Come spiegato dal Presidente della Commissione Ambiente Stefano Baccelli, vengono inserite tra le cause le gravi e reiterate violazioni dagli obblighi retributivi previsti nei contratti di lavoro collettivi. Noi cerchiamo di forzare per quanto possibile con legge e con la disciplina del piano regionale rispetto a un'attivazione maggiore di una filiera produttiva, nella consapevolezza che questi sono tesori
che debbono essere scavati e utilizzati con criteri di sostenibilità, ma il cui obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di dare nuova occupazione sul nostro territorio. E sul piano regionale delle cave di marmo vediamo quest'altra tranche del servizio con una serie di interviste. Ma io credo che andare a fare un qualcosa che abbia un giusto equilibrio di sostenibilità, attenzione, no? Perché non vogliamo essere di quelli che siamo esclusivamente a favore degli imprenditori, senza guardare all'aspetto anche legato più all'ambiente. Onestamente troviamo delle ristrettezze che portano in qualche modo a una riduzione indubbiamente dell'estrazione, che avrà ricadute occupazionali, che metterà in difficoltà le imprese, che in qualche maniera creerà problemi a un territorio. Sappiamo anche che in tutti questi anni sono stati fatti migliaia e migliaia di milioni, quindi in realtà miliardi di euro di profitti, che sono finiti nelle tasche di pochissimi, quindi la ricchezza rilasciata sul territorio è scarsa. Quindi occorre un cambio completo di impostazione, tutta filiera locale, riduzione dei contingenti, del materiale estratto, e aprire ad un futuro sviluppo che non può essere quello della monocoltura del marmo. In questo modo, con i nostri emendamenti, abbiamo migliorato il piano cave, però è un piano molto poco ambizioso, che fa una fotografia anche qua dell'esistente, salva un po' gli equilibri dello stato attuale, ma noi pensiamo che si poteva fare un piano più ambizioso anche sotto profilo ambientale. La Giunta vuole andare a costringere il privato a consorziarsi. Ecco, noi non siamo convinti di questa interpretazione, pensiamo che si rischi un'altra volta l'impugnativa di questa legge, che si rischi comunque aver fatto un lavoro totalmente inutile. Avevamo anche qui portato delle proposte chiedendo magari che i privati fossero incitati, fossero spronati a consorziarsi, ma non si può obbligare un privato al consorzio, secondo noi. Tra l'altro pensiamo anche che il materiale che viene prodotto debba essere ben specifico e specificato. Noi volevamo dividere in blocchi, semiblocchi e in formi, anche per cercare di capire cosa si può lavorare e quanto si può lavorare sulla filiera corta, che diventa fondamentale e indispensabile. Cambiamo argomento e parliamo dell'ex Balilla. Dopo le schermaglie dei giorni scorsi, sembra che Comune e Soprintendenza abbiano finalmente iniziato a dialogare. Dopo le polemiche e gli scambi di accuse, sembra sceso improvvisamente il silenzio sulla querelle dell'ex Balilla. Il Comune non avrebbe ancora fatto pervenire alla soprintendente Angela Acordon il progetto provvisorio di miglioria degli spalti. Questo perché il clima sembra essersi fatto meno pesante nelle ultime ore e si sarebbe aperto lo spazio per trattative che dovrebbero portare a soluzioni meno affrettate e più condivise. Insomma, dopo i botte e risposte a mezzo stampa che rischiavano soltanto di far precipitare la situazione, si sarebbe passati al dialogo, si spera il più possibile costruttivo, tra Comune e soprintendente. Il condizionale è d'obbligo perché la posta in palio è alta e la tensione in sottofondo rimane. Nel brevissimo periodo in ballo c'è questo progetto che dovrebbe immediatamente migliorare il panorama dell'ex Balilla, attualmente ricoperto di ghiaia stabilizzata, attraverso l'utilizzo di piante e altro materiale vegetale. La soprintendente ha fatto capire che senza questo progetto potrebbe non dare il via libera all'installazione del padiglione Carducci dei Comics. Sul medio-lungo periodo si parla invece della permanenza stessa del padiglione all'ex Balilla, perché la soprintendente chiede una tensostruttura diversa, meno impattante rispetto alle mura. Oppure lo spostamento del padiglione in altra sede, impresa non facile perché si tratta di una delle tensostrutture più grandi d'Italia. Non sembrerebbe invece in pericolo la permanenza all'ex Balilla del Summer Festival, che secondo la soprintendente è comunque meno impattante e anzi valorizza le mura. L'antico rito della croce, del cambio della croce, si è ripetuto, come succede ormai da oltre 5 secoli, a San Pellegrino in Alpe. Era il 1° agosto del 643 d.C. quando furono ritrovate le spoglie all'interno di un faggio secolare di un pellegrino che durante i suoi viaggi decise di fermarsi e vivere sul crinale appenninico, a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna. Si trattava forse di un nobile, forse figlio del re di Scozia, ma da quel giorno, per volere popolare, è diventato San Pellegrino, dando così il nome al borgo abitato più in alto dell'Appennino con i suoi 1524 metri.
Per ricordare e celebrare questa festa, il 1 agosto arrivano fedeli da tutti e due i versanti, Lucca e Modena. Molti di loro giungono a piedi ogni anno, molto nutrito il gruppo di Fontana Luccia di Modena, altri anche da Reggio Emilia. Nel monumentale santuario si celebra la solenne messa, celebrata dal vicario generale dell'arcidiocesi di Lucca, Monsignor Michelangelo Giannotti, con la presenza di molti religiosi provenienti da varie diocesi. All'interno della liturgia i sindaci di Frassinoro e Castiglione Garfagnana si scambiano i ceri in segno di amicizia e di adorazione comune nei confronti dei santi Pellegrino e Bianco. Al termine della cerimonia religiosa viene portata in spalla la nuova croce di faggio che andrà a sostituire per un anno intero quella vecchia. Una volta sostituita e dopo essere stata consacrata, i fedeli si accalcano per prendere un pezzo della sua corteccia come protezione nel nome di San Pellegrino. Anche la croce rappresenta un qualcosa di molto importante, in quanto rimarrà su questo molo per tutto l'inverno fino al 1 agosto del prossimo anno, quasi a proteggere i santi e tutti coloro che hanno a cuore San Pellegrino. Non solo fede, c'è questo legame bellissimo che congiunge due versanti, la Toscana e l'Emilia. E poi c'è questo legame con la natura che è meraviglioso. Io invito a venire quassù non il giorno della festa soltanto, ma quando non c'è nessuno. E allora si respira proprio quel clima di spiritualità, di quel senso che ti fa scorgare la preghiera. Però ecco, si sente proprio la spiritualità, la presenza di questi due personaggi belli, fantasiosi certo, ma veri, perché uomini che hanno saputo donare la vita al Signore e agli altri ci sono sempre stati, ci sono ancora. Il problema è che forse non ce ne rendiamo conto e nel mondo vediamo solo i cattivi e soltanto il male. Ecco. Rimanendo a San Pellegrino in Alpe, sulla scia del servizio che abbiamo visto precedentemente, rimane però chiuso, per il dispiacere di molti, il museo etnografico. Quest'anno la festa del 1 agosto a San Pellegrino in Alpe per la prima volta si è celebrata senza la possibilità di poter visitare il museo etnografico, in quanto chiuso dal novembre del 2018 per una serie di problematiche che non hanno convinto del tutto la comunità locale. Infatti giovedì mattina, per richiamare l'attenzione dei presenti, è stato esposto questo striscione. Proprio in questi giorni vari enti e a vari livelli hanno stipulato accordi per garantire alla provincia di Lucca la continuità e la permanenza del museo a San Pellegrino, tra gli enti anche il parco dell'Appennino Tosco-Emiliano. Sì, credo che fosse un dovere morale, ma anche un onore per il Parco Nazionale dare il proprio contributo, e quindi nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto la convenzione e non appena possibile dall'anno prossimo credo sosterremo economicamente la vigilanza, l'accoglienza e quindi il presidio del museo in modo che possa essere aperto. Questa è la capitale morale dell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi è anche la nostra capitale morale, anche se il perimetro si ferma a pochi chilometri da qui. Qui c'è il centro dell'Appennino Tosco-Emiliano e quindi anche del suo parco nazionale. Bene, è davvero tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi. Ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo con le notizie sportive, con il Basketball Club Lucca, che ha messo a segno un grande colpo di mercato in primo piano.